Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Sapper, The Fuse, The Bomb Simulator, un gioco che è uscito, sta per uscire su Steam, dipende quando vedrete il video, ed è un simulatore di disinnescatori di bombe. L'ho già provicchiato, ho fatto le fasi iniziali del tutorial, sembra essere interessante, ma in questo video andremo a assaggiarne, diciamo, le caratteristiche, cercheremo di capire se è un gioco che merita oppure no. Qua ci troviamo nella parte iniziale del gioco. È un gioco che comunque è in early access e che comunque ci rimarrà almeno fino a 6 mesi. Il prezzo, adesso io non so ancora dirvi quando uscirà, ma a quanto pare non dovrebbe aumentare. Qui siamo nella zona iniziale, devo ancora capire bene come funziona perché qua abbiamo una possibilità di andare a potenziare il nostro omino con parti che probabilmente arriveranno, perché io ad esempio al momento ho speso un punto qui, ma non c'era ancora nulla da mettere. Qua abbiamo varie cose con cui allenarci. Abbiamo la possibilità di provare a disinnescare una bomba, abbiamo qua nell'ufficio la possibilità di hackerare e decriptare dati con queste due postazioni come addestramento, ma la cosa importante è che ora siamo nelle mire di un fanatico che ha deciso di riempire di bombe la città, lasciandoci degli indizi. Ora lo scopo è quello di tornare in città. Vedete, gli ambienti al momento sono tre: la città, la fabbrica, la foresta. Torniamo in città e andiamo avanti. Abbiamo avuto un piccolo assaggio nella prima missione del tutorial, dove abbiamo dovuto smontare una cassetta della posta per trovare un indizio. Il gioco è così. Perché dovremmo aprire delle porte, scassinare delle porte? Perché si parlava anche nel tutorial di una bomba nella casa del sindaco, e in quel caso dovremo entrare improvvisamente qualora la segnalazione fosse provenisse appunto e ci indirizzasse lì. Dobbiamo cercare la bomba, quindi in questo caso vedete che la linea verde ci indica che cosa dobbiamo aprire per primo per poter smontare un oggetto. Quindi qui al momento stiamo smontando questi cestini della differenziata e al momento dentro non c'è assolutamente nulla. Abbiamo 4 minuti, quindi dobbiamo assolutamente darci una mossa. Dobbiamo andare a smontare questo affare qui, quindi andiamo a togliere le viti, dovrebbero essercene due anche dall'altra parte, e vediamo se qui effettivamente c'è una bomba o qualcosa. Leviamo la griglia, poi io non so se sia effettivamente il lavoro che fanno i defuser, quindi i disinnescatori di bombe, ma al momento non ci resta altro che smontare questa parte, diciamo, di macchinario, che sembrerebbe essere l'unico, a meno che non sia dentro qui. Proviamo a smontare anche questo e vediamo, perché lì dentro adesso dovrei smontare la scheda logica dell'altro. Ma iniziamo a vedere se qua dentro c'è qualcosa. No. No, non c'è assolutamente nulla qua dentro. Mannaggia, dove si smonta l'arresto? Non c'è niente neanche qui. Trova gli indizi. Devo trovare gli indizi, ma dove li trovo gli indizi? Mannaggia. Vediamo qua dentro potrebbe esserci qualcosa. Alla fine si può definire un puzzle game. Nuovo livello di esperienza. A svitare bulloni si sale di esperienza. Niente, apriamo anche queste e vediamo se dentro troviamo qualcosa, una bomba o qualcosa. Niente, neppure qui. Niente, dobbiamo proseguire la nostra ricerca perché qualcosa sicuramente ci sarà. In zona c'è una cabina del telefono. Vediamo, ma non si può entrare nella cabina del telefono, mannaggia. Vediamo se c'è dell'altro, ma ci viene indicato qualcosa anche qui. Vediamo un po' questa mappetta, questo puntino rosso. Sì, vuol dire che anche qui dobbiamo darci una mossa. Abbiamo 3 minuti e mezzo ancora per poter farcela. Vediamo se c'è qualcosa qui. Ok, qui c'è qualcosa, c'è una sorta di bomba, quindi dobbiamo andare a togliere. Sono morto, ok, bene, bene. Vabbè, questo si comincia da capo, eh. Va bene. Gameplay Ita, possiamo scegliere tre specialità, quindi scegliamo bombe, mine, hackeraggio, scusate, e decretazione codici. Va bene, siamo morti, quindi ricominciamo da capo. Mannaggia, dovevo prestare più attenzione. Va bene.
Vediamo adesso se siamo più fortunati, soprattutto se da dove ripartiamo. Ok, ripartiamo dallo stesso punto dove eravamo prima, quindi proviamo ad andare in città, vediamo se la bomba è ancora lì, così analizziamo anche il fatto se le bombe sono tutte nello stesso posto o cambiano ogni volta. Quella bomba lì non avevo la minima idea di come fare ad aprirla, di solito ci sono degli indizi, comunque c'è parte un minigioco che ci spiega come funziona. Quindi vabbè, adesso abbiamo nuovamente 4 minuti, quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa là in fondo. Vediamo se è ancora lì. Sarebbe intrigante se la bomba fosse in un altro punto. No, eccola lì. Però voglio provare ad aprire anche qua, vedere se c'è qualcosa all'interno. No, ok. Dobbiamo dare un'occhiata a questo. Vediamo, diamo un'occhiata a questo e cerchiamo di capire. C'è un cavo. Ho capito, ma. Continuiamo a morire. Niente, non ho la minima idea di come fare ad aprirlo. Indie gameplay, sì, di nuovo, hackeraggio. Bomba. E decrittazione codici. Non lo so, non lo so. Dobbiamo analizzare anche gli indizi, quindi dovremmo dare un'occhiata sempre nel nostro ufficio a che cosa dobbiamo fare, perché adesso vi faccio vedere una cosa prima di tornare in città. Faccio vedere qua questo minigioco della bomba dove ci mostra, vedete, diventa verde, scusate, si illumina il colore, in base al cavo che dovete tagliare. Viola. Ok. Però bisogna essere piuttosto veloci. Se vi accorgete di metterci troppo tempo, lasciate perdere, aspettate il colore dopo, se no saltate per aria. Il bianco, ok, al pelo, verde, l'azzurro e poi rimane il verde. No, il rosso, mannaggia. Ok, adesso il verde. In questo caso, vedete, abbiamo disinnescato la bomba riuscendo perfettamente nell'intento. Comunque, allora torniamo in città, cerchiamo di capire che cosa dobbiamo fare esattamente. Qua abbiamo una bacheca che ci permette di vedere tutti i nostri punteggi nelle disinnescazioni. Qua abbiamo il minigioco dell'hacking dove dobbiamo portare al centro il nostro triangolino, un po' come il vecchio Frog. Quindi dobbiamo essere. Opa, ho toccato dentro. Via di nuovo. Vediamo se ce la faccio in tempi brevi. Tac. Ok, abbiamo decrittato. Mentre qua invece abbiamo non decrittato. Lì abbiamo. No, decrittato sì, perché questo è l'hacking. E questo è un gioco che comunque dovete. In cui dovete. Ed è molto difficile, secondo me, riuscire a portare l'energia. Nel punto di là. Ce l'avevo quasi fatta. Vabbè, adesso non voglio stare qua 6 ore a provarci. Proviamo ancora una volta. Tanto il mondo resta praticamente lo stesso. Mannaggia, datti una mossa. Tac. Tac, così. Di qua. Di qua. In giù, di là. E poi. Così, ok, e qua siamo riusciti a superare anche questo test. Comunque, ora andiamo in città e vediamo se troviamo degli indizi perché quella bomba lì esplode se la tagliamo. E l'unica parte con cui possiamo interagire è appunto quel cavetto, ma tagliando il cavetto saltiamo per aria. Quindi andiamo avanti e cerchiamo altri indizi qui in città, in modo da capire che cosa dobbiamo fare. Allora, intanto qua abbiamo un telefono, no, un parchimetro che andremo ad aprire. Svitando le varie viti. È stata una sorpresa questo gioco perché non lo conoscevo. Allora, lì non me lo segna più, credo. A meno che non abbiamo altro, no. Diamo un'occhiata qua. È pieno di roba qua, mannaggia. Trovare qualche macchina che si apre, magari, no. Niente, andiamo avanti. E qua sembra esserci veramente il pienone di cose da aprire. Cosa che può risultare magari un po' frustrante sul lungo periodo, però. No, qua non c'è nulla. Vediamo se c'è qualcosa di là. No, però siamo caduti di sotto, che non è male.
E siamo finiti dietro il parcheggio. Niente, diamo un'occhiatina ancora in giro, cercando di capire se c'è qualcosa che possiamo aprire, magari lì in fondo. Però, cavoli, non abbiamo indizi, quindi. Abbiamo trovato questo. E non so cosa sia, un filo giallo, un filo blu. Che cacchio taglio io? Blu. Ah, e si illumina lì, ok. Allora, vediamo un po'. Blu e giallo. La apriamo, togliamo la bomba, c'è una chiavetta USB che dobbiamo decriptare, ok. Decriptata. Bene, vediamo se c'è qualcosa qui. Ce lo apre in automatico se comunque c'è qualcosa. A sto punto, niente, qua dentro non c'è nulla. Comunque abbiamo trovato degli indizi che comunque possiamo analizzare, ma in ufficio, presumo. Quindi dobbiamo capire adesso dove sono altri indizi, perché qua ce ne segna di continuo, ma eccolo qua, altri, c'è una scatola con delle scarpe che analizziamo, ma non c'è assolutamente dentro nulla. Apriamo questi adesso, vediamo se dentro c'è qualcosa. No, sembrerebbe di no. E poi l'ultimo qua. No, ok, niente, niente da fare. Torniamo giù nuovamente, vediamo se magari riusciamo a capire qualcosa di quella bomba, anche perché poi l'area sembra abbastanza ampia. Quindi vediamo se abbiamo modo di. Allora, qua si illumina. Si illumina di blu. Ok, e adesso verde. Perfetto. Adesso ce l'abbiamo fatta, non abbiamo premuto ad cazzo, c'è un'altra chiavetta USB da creare. Perfetto. I politici come lui sono i guardiani di questo sistema macio fino al midollo. Quindi, fine. I politici come lui. Qui forse. Scarpe anche qua. Vediamo se c'è dentro qualcosa. Sembrerebbe di no. Cerchiamo di fare il più velocemente possibile, perché comunque, oddio, ci si è caricato nuovamente il timer, quindi però. Eccolo lì. Ok. Vediamo, giallo. Rosso. Apri. Chiavetta. Decripta. Mannaggia, qua è ostica. Perfetto. Deve fermare questa macchina infernale uccidendo il sindaco. Cambierò le carte in tavola. Se mi sbarazzerà di alcune rotelle dell'ingranaggio, l'intera struttura si sbriciolerà. L'ufficio del sindaco. Sì, l'ufficio del sindaco. Quindi abbiamo trovato la strada. Qua si, diciamo, apre un po' modello Skyrim, se non Thief Simulator. Ovviamente qua non ci fermerà nessuno. Il cancello chiuso chiave di trovare un altro modo per accedere ai piani superiori. Mannaggia, è tutto chiuso. Il computer? No. Mannaggia, qua ci sono anche buchi di proiettile. O fuori fatti male nel muro. Comunque, abbiamo scoperto che dobbiamo salvare il sindaco. Però bisogna arrivare ai piani superiori. Per andare ai piani superiori bisogna capire un attimo dove passare. Ci sarà sicuramente qualcosa. Tipo, eccolo lì, un passaggio per salire. È intrigante perché comunque è tutto guidato dalla storia. Facciamo alla fine fondamentalmente le stesse cose. Quindi non è proprio, diciamo, vario da far paura al gioco, però è carino, devo dire, fatto in Unity se non mi ricordo male. Quindi qua stiamo salendo, vai, adesso dobbiamo fare il salto, vai, bravissimo. Ok, dai, bancali,
La bombola adesso è per forza nelle vicinanze. Controlla le stanze principali. Sì, ma devo saltare di sopra. Ok. Qua ovviamente non si romperà il grimaldello. Ma dovremmo essere veloci ad apparire. Ok. Qua siamo al piano superiore. Bisogna capire a che area qua. Mannaggia, dobbiamo andare là in fondo. Giù, di là. Su, di là. No, va in giù, di là. Mannaggia, giù, di là. Ok, perfetto. 6 secondi e 71 ci restavano. Apriamo la porta, abbiamo aperto una porta. Dobbiamo scassinare tutto. Ovviamente non possiamo chiedere l'autorizzazione al sindaco, ma dobbiamo andare a... Bene, siamo entrati nei bagni. Bene, è una porta chiusa a chiave, ma nei bagni, va bene. Altro? C'è una bomba qua. Caspita. Allora, filo. Verde, taglia verde, 17 secondi, azzurro, spero che esca il giallo, blu, ok, è giallo. Abbiamo disinnescato la zona, ora. Ormai sto diventando bravo. Dimmi che non ci sono dei bagni anche qui. Ci sono armadietti che non possiamo aprire. Porta. Magari fosse così semplice aprire una serratura. Ok, dai, dimmi che c'è l'ufficio del sindaco. Ok, noi siamo arrivati in altre zone. Non so perché mi evidenzi di blu tutte quelle, ma... O che stanno mettendo in sicurezza la zona. Comunque... No. Dove cacchio dobbiamo salire? Il sindaco sarà sicuramente il suo all'ultimo piano. Dai, 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 dai. Sarebbe bene per una live sto gioco. È qua. Mamma mia, mancava meno di un secondo. Via. L'ufficio del sindaco è qui? No, sembra più... Dai, apriti. No, questo è il terrazzo. Pensavo fosse questo l'ufficio del sindaco, invece no. Questi sono i posti della segretaria. Ma no, pensavo fosse qua l'ufficio del sindaco, no? Vuol far esplodere lui, ma siamo proprio nella stanza centrale. Dico, mi sono perso qualche stanza qui, ma... No. Qui. Questo è uno sgabuzzino. Questa. Proviamo di nuovo. Ok, vai di là, perfetto. Salgo. Opa, è caduto. Dai, 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 la tensione si taglia con il coltello. Sali di sopra, mannaggia, dai. Ok. Dimmi che c'è il sindaco qua. No, l'abbiamo fatto. Perché non me l'ha aperta? Ok. Ah, adesso sì, ok. Siamo sul tetto, ma non capisco. Non è giusta la stanza. Ah, perché potevamo salire anche da qui. Niente, no, ho cannato in pieno. Niente, dobbiamo continuare ad analizzare. Metti in sicurezza la zona. Non ho idea di dove sia la bomba nell'ufficio del sindaco. Quindi
quindi mi tocca continuare a cercare. O devo mettere in sicurezza la zona, nel senso che dovrei transennare la zona. Eh sì, mannaggia, mi stavo portando avanti in malo modo. Infatti devo mettere in sicurezza la zona, quindi diventa una sorta di builder allora, dove andiamo a transennare tutto perché la zona è stata designata e quindi dobbiamo mettere. So che voi probabilmente vi sbracciavate dicendo no, devi andare giù, devi andare giù. Intanto ho già aperto tutte le porte, quindi mi sono portato avanti qualora dovesse partire un... Ok, se non sarai prudente c'è il rischio che salti tutti. Porta lentamente la bomba nella scatola. E dove cacchio è la bomba? Su là. Vabbè, tanto adesso abbiamo aperto tutto, quindi possiamo salire. Ho già hackerato tutto, dovrei aver trovato già anche la bomba. Infatti era qui, ma l'ho disinnescata la bomba, quindi io la po... La devo portare senza fare cazzate, quindi up giù dai scali. Ok, una bella corsetta. Una corsetta non si può fare. Corsettina? No, ok, dai, mettila lì. Perfetto, chiudi. Fuori uno, continua a cercare. Continua a cercare che. Quale sarà il prossimo? Ah, interessante, interessante. Beh, ragazzi, io torno in ufficio perché così, diciamo, mi interrompo qui perché non voglio andare a spoilerarvi tutto. Ovviamente si va avanti, si continua, si sale di livello. Un gioco che ancora adesso è un pochino spoglio, nel senso che non è ancora ben definito a livello di abilità da prendere, ma che mi ricorda molto Thief Simulator. Non è assolutamente male, devo dire, è un bel intrattenimento. Io presumo possa arrivare a costare anche 19 € calcolando quello che costa Thief Simulator, ma qualora fosse meno potrebbe essere una bella cosa. Potrebbe essere un bel gioco. Non è male, però aspettavo il giudizio. Io posso dirvi che me lo sono goduto, è divertente, ovviamente bisogna dedicarci del tempo, non è uno di quei classici simulatori dove dovete far andare, diciamo, la testa per pianificare. Dovete essere veloci, dovete essere bravi con questi giochini di abilità qui, cosa che può essere davvero interessante se vi piacciono giochi di questo tipo. Attendo al vostro parere qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!